Contrariamente al resto d'Italia, dove il turno di ballottaggio si svolgerà solo la domenica, in Sicilia si andrà il voto anche lunedì. Altra differenza riguarderà gli orari. Le urne infatti rimarranno aperte la domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Nell'isola sono interessati al voto 13 comuni, di cui uno solo città capoluogo, Enna. Tra i restanti 12 di grosso rilievo, i centri quali Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Licata, Carini e, nella nostra provincia, Marsala. Nella città libetana, in cui saranno 70.300 gli aventi diritto al voto, i due candidati chiamati al confronto dopo l'esito del primo turno sono Alberto Di Girolamo e Massimo Grillo, espressione del centro-sinistra, il primo, e di una coalizione di centro-moderato, il secondo. Per indicare il preferito basterà marcare sulla scheda il nome del candidato prescelto senza altre indicazioni di sorta che finirebbero per inficiare la validità del voto. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Chi avesse smarrito quest'ultima potrà richiederne un duplicato al competente ufficio elettorale del comune, che resterà aperto per tutto il tempo delle votazioni. Gli elettori che avessero necessità di essere accompagnati devono presentarsi al seggio con idonea certificazione medica rilasciata dall'ASP. Per loro, infine, possibile fruire di un servizio di trasporto gratuito appositamente organizzato dal Comune.